Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Questo lungo episodio dal colore letterario parleremo di come scrivere trame di azione, ossia plot of action, di come scrivere trame di personaggi, ossia plot of characters, come scrivere trame di pensieri, ossia plot of thoughts. I tre tipi di plot, assieme all'infodump, sono gli elementi strutturali di un racconto oppure di un libro. Ed occorre avere ben presente questi tipi di plot per animare l'intreccio. I plot d'azione sono le sequenze in cui è l'azione quello che porta avanti la favola. Plot di personaggi sono le sequenze in cui sono i personaggi che portano avanti la favola. Plot di pensieri sono i pensieri, spesso introspettivi, che portano avanti la favola. Detta così è veramente banale. Ma per comprendere meglio i tre plot bisogna accostarsi ad alcuni esempi e studiarli per approfondire le tre tecniche ed assemblare le sequenze mescolando i tre tipi di plot. Per muovere l'intreccio. Adesso andiamo invece a vedere il plot dei personaggi, ossia il plot of characters. Un buon esempio per studiare il plot dei personaggi è, a mio avviso, il racconto di fantascienza di Philip K. Dick, Progenia o Progenie. Il racconto fu pubblicato su Words of Science Fiction nel novembre 1954. Progenia è un racconto di fantascienza New Age dove i problemi familiari tra i divorzi e i figli con protagonisti, gli imprenditori americani self-made men con i loro figli spediti in ricchi collegi britannici per dar loro una degna educazione viene catapultato nel mondo della fantascienza. Il problema dei rapporti affettivi tra padre e figlio in collegio viene mescolato da Dick con il tema dei robot, ne esce fuori un bellissimo racconto di fantascienza, molto triste, in cui il figlio ripudia il genitore a causa dell'educazione avuta in collegio, pardon, dai robot. I robot, infatti, sono la metafora dei freddi ed altezzosi professori dei college privati britannici per i figli delle famiglie altolocate. La fabula di Progenia, scritta da Dick, poggia interamente sul plot di personaggi ed è quindi, a mio avviso, un ottimo esempio da studiare per apprendere come doveva essere un plot di personaggi secondo l'opinione di Dick. Ciao, benvenuti a tutti alla serie di audiobook a puntate di fantascienza, dedicate ad If Words of Science Fiction. Questa lunga serie di episodi troverete degli audiobook a puntate, i racconti di fantascienza di autori blasonati come Dick Clark Windham. I racconti provengono da If Words of Science Fiction, li ho tradotti io dall'inglese. Li potete trovare sia a puntate sul mio blog di fantascienza quanto in audiobook nella playlist di fantascienza indicata in descrizione di questo file. C'è inoltre disponibile al termine delle puntate di ogni racconto un PDF in Creative Commons che potete scaricare e leggere gratuitamente. Saluto a tutti e buon ascolto e buona lettura. Ciao! Progenia di Philip K. Dick. If Words of Science Fiction del novembre 1954. Ed Doyle accorse prendendo un taxi di superficie. L'uomo piazzò 50 crediti sulla testa del robot che guidava il mezzo. Poi Ed Doyle si coprì il volto con un fazzoletto rosso e chiese con tono basso, d'essere portato all'ospedale. Il veicolo di superficie scivolò rapido nell'aria prima di raggiungere in collina il grande edificio dell'ospedale. Poi il mezzo si fermò davanti all'entrata. Doyle saltò giù dal taxi con tre balzi sotto gli occhi dei pazienti convalescenti che erano affacciati alla finestra a prendere aria,
oppure deambulavano faticosamente facendo riabilitazione e passeggiando lentamente nei pressi dell'entrata dell'ospedale. Ed Doyle entrò prepotentemente dentro la hall dell'ospedale, poi con voce affannosa disse: «Dove? Dov'è lei? Dove sono loro?» Tutti quelli che lavoravano o passavano dalla hall si fermarono per un attimo, osservando l'uomo che era entrato così di fretta nell'ospedale. Janet era stata fortunata: su Proxima Centauri c'era un pessimo ospedale, ma la donna era stata spedita in tempo sulla Terra assieme al suo bambino, che sembrava voler anticipare la nascita. Ed era corso da Proxima Centauri sulla Terra per raggiungere Janet presso l'ospedale centrale di Los Angeles. Per la fretta, Ed aveva lasciato il pianeta rapidamente, portando con sé solo una piccola 24 ore. Adesso che Ed Doyle era arrivato nel bell'ospedale di Los Angeles, si sentì un po' più rassicurato, così come quando ebbe a lasciare la Terra per andare a vivere sulle colonie, un posto dove ancora le porte si aprivano con le maniglie a mano e nelle strade c'erano dei lampioni a luce elettrica. Un robot attendente si diresse verso Ed Doyle. Nello stesso istante il personale ed i pazienti che erano nella hall dell'ospedale tornarono a seguire le proprie funzioni e le proprie richieste, ignorando l'uomo che era entrato nell'ospedale in modo così plateale ed irruento. «Posso aiutarla? Chi sta cercando?» chiese il robot con un vistoso accento metallico, rivolgendosi a Doyle. «Sì, cercavo mia moglie», rispose laconico l'uomo. «Come si chiama?» «Janet Doyle, mia moglie, ha appena partorito, ha avuto un bambino», rispose con un pizzico d'orgoglio Doyle. «Certo, signore», rispose il robot dopo un paio di secondi di attesa, mentre a video sul petto era comparso il messaggio che il robot stava consultando i record dell'ospedale. «Prego, mi segua da questa parte», concluse il robot. «Come sta mia moglie? Sta bene?» chiese Doyle. «Sì, sta piuttosto bene», rispose laconicamente il robot. Janet indossava un bel vestito blu molto chic, aveva una sigaretta tra i diti, era seduta su una bella sedia di mogano, mentre il dottore era seduto dall'altra parte della scrivania e sembrava stesse ascoltando ciò che Janet diceva. «Ciao Ed», disse la donna mentre vide entrare Doyle dalla porta. «Sei arrivato adesso?» chiese la donna. «Sicuro?» Poi Ed Doyle, dopo una breve pausa, aggiunse: «È finito tutto? Cioè, voglio dire, è già tutto finito?» Janet rise a 32 denti e disse: «Sì, è già finito tutto. Vieni e siediti accanto a me, questo è il dottor Bish.» «L'evento è accaduto», disse il dottor Bish con un lieve accento metallico. Ed Doyle comprese che il dottore era un robot di alto livello, dotato di una spiccata intelligenza artificiale. Era stato assemblato con forme umanoidi e non nelle bizzarre e forme metalliche degli altri robot lavoratori o specializzati in funzioni specifiche. L'entità robotica aveva la pelle un pochino troppo chiara rispetto ad un essere umano, ma portava degli occhiali e persino un anello all'anulare sinistro che lo rendevano molto più umano di quanto non potesse sembrare. Leggermente legnoso nel movimento, l'uomo teneva le mani appoggiate sul tavolo, senza gesticolare. Ma il volto sembrava molto espressivo, a parte il piccolo particolare della voce leggermente metallica. Solo da vicino ci si sarebbe accorti che l'entità era un robot e non un essere umano. Janet invece non era cambiata per niente in questi 6 mesi. Continuava a fumare le sue sigarette, un piccolo volto rotondo, bionda, labbra rosse e due occhi blu e gelidi come il ghiaccio. «È stato un lungo viaggio da Proxima Centauri a qui», disse il dottor Bish, che poi disse: «Non preoccupatevi, attualmente lo stanno lavando, gli devono mettere del collirio, poi fare un'applicazione di un'onda cerebrale al cervello, ma è questione di pochi minuti.» «Quindi è un bambino?» chiese Doyle. «Certamente, non ricorda, Mr. Doyle, che lei era con me quando decise di scegliere il sesso del nascituro», disse il dottor Bish. All'improvviso la parete della stanza iniziò a diventare opaca, poi traslucida, infine trasparente. Ed allungò subito gli occhi per vedere. Nella stanza c'erano i robot assistenti e vari apparati. Un robot teneva in mano una grossa scatola metallica e si stava approssimando a loro. Ed Doyle scattò in piedi e si avvicinò alla parete. Contemporaneamente il dottor Bish disse: «Mrs. Doyle, non vuole dare una sbirciata?» «Certamente», rispose Janet, che si alzò non troppo velocemente, e
e poi si pose accanto a Doyle mentre la donna appoggiò le proprie braccia sul busto. Il dottor Bish fece un gesto. Il robot attendente allungò le proprie braccia metalliche per mostrare quello che c'era nel contenuto della grossa scatola metallica coperta da una piccola e grossa morbida coperta bianca. Ed prese un caffè caldo, Janet un frappè al brandy. La Nymphite Room era un ambiente buio, con comode poltrone. Ogni poltrona aveva un piccolo tavolino basso di forma parallelepipeda d'alabastro, dentro cui una lampada accesa diffondeva in modo sfumato della luce bianca e biancastra, mentre nell'ambiente un leggero e sfumato sottofondo musicale molto calmo si diffondeva nell'ambiente. I robot camerieri passavano silenziosi a portare bevande, gelati, frappè e quant'altro gli ospiti in attesa avessero ordinato. Janet, sono tutto orecchi, raccontami tutto, disse Ed. Non c'è poi molto da raccontare, rispose Janet mentre stendeva sul bordo superiore della propria poltrona il suo tailleur. Poi Janet disse: è stato tutto molto rapido, ho conversato amabilmente per lo più con il dottor Bish. Ma che cosa ti ha detto il dottor Bish di Peter? A chi rassomiglierà? Tra quanto potrà parlare? Chiese Ed. Dovrò chiamare il dottor Bish quando sarò tornata a casa. Peter inizierà ad interagire con te appena te inizierai ad interagire con lui. Proviene dalla migliore banca dati eugenetica del paese, disse Janet. Pensi che mi faranno rivedere Peter? Quanto tempo resterai in ospedale a Los Angeles? Fra quanto tempo ci daranno Peter? Fra quanto tempo potremo portarlo a casa? Chiese Ed. Janet rimase in silenzio, s'accese una sigaretta e continuò a sorseggiare il suo frappè al brandy. Poi disse con un tono di voce un po' scocciato: Ed, non so bene che cosa tu sappia dei bambini, ma tutto è cambiato dai tuoi tempi. Moltissime cose sono state scoperte. Ci sono nuovi metodi, nuove tecniche, nuove tecnologie per tirare sui figli. Mi fanno leggere un po' di libri a riguardo, quindi penso che tra pochi giorni mi manderanno a casa. Nel frattempo stanno testando e studiando quali sono le potenzialità di Peter per testare le sue abilità latenti e quale direzione prenderà il suo sviluppo. Così verrà subito instradato nel suo miglior percorso educativo. Poi, quando sarà arrivato a 9 anni, mio Dio Janet, noi non possiamo aspettare 9 anni prima di avere il nostro figlio, esordì Ed alzandosi in piedi di scatto. No. Ed, sei te che non hai capito. Per 18 anni Peter deve restare con loro. Devono togliergli quell'aria plasticosa. Poi dopo Peter potrà stare con noi tutto il tempo che vorremo. Ed, cerca di fare la persona seria ed adulta e siediti, stai dando spettacolo, rispose Janet. Ed tornò a sedersi, poi disse: ho l'impressione che a te non interessi niente di Peter. 18 anni sono tantissimo tempo. Ed, non hai capito? Questo tempo serve allo sviluppo di Peter per evitare che abbia conflitti con noi e per il bene di Peter. Peter non è un cane o un gatto che girerà per casa, è un essere umano. Solo i robot possono dare una perfetta educazione. I robot non danno ordini contrastanti. I robot non picchiano, i robot non bevono, i robot non si arrabbiano, i robot non urlano. Sono solo i robot che possono dare la migliore educazione ai figli. Puoi forse leticare ed avere dei conflitti con il nostro Peter in futuro? Vuoi che Peter abbia delle nevrosi? Chiese Janet. Ci vediamo dopo, rispose Ed, che in modo laconico chiuse la discussione. Ed Doyle sarebbe andato a fare 2 passi e soprattutto a fare 4 chiacchiere con il dottor Bish, perché questa storia delle nuove tecniche di istruzione e di sviluppo ad Ed Doyle non andavano per niente giù. C'era di mezzo suo figlio, c'era l'istruzione di suo figlio, i rapporti di suo figlio con i propri genitori. Ed Doyle era delle colonie, un posto dove ancora c'erano le maniglie delle porte che si aprivano con la mano. Erano luoghi dove a nessuno sarebbe saltato in testa di far crescere il proprio figlio a dei robot fottuti aggeggi metallici, ancorché robot superiori dotati di una raffinata intelligenza artificiale. A sentir Janet, Ed Doyle avrebbe dovuto adattarsi al fatto che non avrebbe potuto vedere, parlare, giocare con suo figlio, almeno sino a quando questo non avesse avuto 18 anni, praticamente quasi una vita, quando ormai l'educazione e lo sviluppo di Peter sarebbe stato ultimato. Com'è possibile che l'ospedale potesse trattenere il suo figlio per 18 anni?
Era un periodo di tempo incredibile, dannatamente troppo lungo da attendere e da accettare. Il dottor 2GY Bish stava studiando l'uomo che gli era in piedi di fronte, mentre la subroutine software di identificazione cercava i punti critici umani di riconoscimento del volto per dare un'identità alla persona che era immobile ed in piedi davanti al tavolino. Lei è il signor Ed Doyle, viene da Proxima Centauri, è una delle colonie. È venuto in questo ospedale ed in questo ufficio 9 anni fa per la nascita di suo figlio Peter, disse dopo un paio di secondi di attesa al dottor Bish. Esattamente 9 anni fa, rispose con un tono sarcastico Ed Doyle. Prego, signor Doyle, prenda una sedia e si secca. Cosa posso fare per lei? Come sta la signora Doyle? Dottor Bish, l'interruppe con tono deciso Ed, lei sa dov'è mio figlio Peter? Il dottor Bish tamburellava le dita sul tavolo, poi rispose: Sì. So esattamente dove è Peter. L'ho messo a studiare alla stazione di ricerca biologica di Los Angeles. Los Angeles. Suo figlio è una mente brillante, ha dimostrato eccezionali capacità. Potrà diventare uno dei pochi in cui abbiamo rintracciato stupefacenti possibilità. Suo figlio Peter potrebbe diventare un luminare in biochimica, uno dei migliori biochimici al mondo. Vorrei vedere mio figlio, disse Ed Doyle. Cosa significa vedere mio figlio? Puoi definire meglio il concetto? Chiese il dottor Bish. Penso di essere stato sufficientemente chiaro, rispose in modo stizzito Ed Doyle, che era rimasto in piedi. Vuole dire, Mr. Doyle, che lei vorrebbe solo vedere il suo figlio Peter? Oppure allude al modo di dire per cui lei vorrebbe parlare con suo figlio Peter? Chiese il dottor Bish. Vorrei parlare con mio figlio Peter per varie ore senza che ci siano robots tra le palle, sbottò nervosamente Ed Doyle. Capisco, disse il dottor Bish, che poi aggiunse, ma non credo che lei, Mr. Doyle, sia nella situazione emotiva adeguata per poter incontrare suo figlio. Lei ha appena fatto un lungo viaggio da Proxima Centauri. È venuto sulla Terra per affari oppure per piacere? Sono partito da Proxima Centauri per arrivare sulla Terra perché voglio parlare con mio figlio Peter. Adesso è più chiaro se la dico così, disse Ed Doyle con un tono di voce molto alterato. Suo figlio sta studiando biochimica, è in una fase critica della sua evoluzione. Ed Doyle interruppe il dottor Bish. Ma Peter, cosa ne pensa della biochimica? Quello che vuole studiare oppure non gli piace e gliela fate studiare a forza? Cosa vuole fare da grande Peter? Vuole diventare un biochimico oppure ha altre aspirazioni? Dottor Bish, mi dica dove posso trovare Peter, mi faccia parlare con mio figlio per un paio d'ore, poi il resto lo deciderà Peter. Quale resto? Chiese il dottor Bish. Nella prima scansione dell'immagine di Ed Doyle l'uomo aveva capelli scuri, oggi invece si erano fatti un po' bianchi, i vestiti, che un tempo erano molto ben stirati, oggi apparivano poco curati. L'espressione di Doyle indicava che l'uomo stava perdendo davvero la pazienza. Stava digrignando i denti in un modo tale che l'intelligenza artificiale stimò che ben presto la reazione dell'uomo sarebbe diventata molto violenta. Ed Doyle aveva messo una mano in tasca e la sua posizione della mano in tasca, con uno strano rigonfiamento, poteva far supporre, dal volume della tasca della giacca, la presenza di qualche tipo di arma da fuoco che erano solitamente diffuse nelle arretrate colonie. Va bene, disse il dottor Bish, questo foglio di carta le dà il diritto di vedere suo figlio. Potrà osservarlo mentre studia ed è a lezione. Inoltre lei ha il diritto di parlare con Peter per 90 minuti anche da solo. Può condurre suo figlio Peter anche fuori dal campus di studio biochimico, ma deve riportarlo entro i limiti di tempo che le saranno comunicati. E ricordo che suo figlio ha 9 anni, è in uno stadio cruciale dello sviluppo, ha appena scelto che tipo di studi fare. Il ragazzo deve essere libero di seguire il suo percorso senza subire traumi o stress emotivi. Peter sino ad oggi non è mai stato in contatto con esseri umani, quindi contenga il suo comportamento e sia molto prudente. Ed Doyle afferrò rapido il foglio di carta che il dottor Bish gli porse e se ne andò rapido dall'ufficio. Ed Doyle riconobbe a stento suo figlio quando comparve tra due robot che lo accompagnarono alla stazione, poco distante da dove Doyle aveva parcheggiato la sua auto di superficie. Ed aprì lo sportello con il cuore che gli batteva a mille e disse: Ciao Peter! Gli occhi di Peter erano grandi e marroni come quelli di Ed Doyle. I capelli di Peter erano vagamente biondi come quelli di sua madre Janet.
Il volto e la mascella volitiva erano come quelli di suo padre Doyle. 9 anni erano tanti, erano stati proprio tanti per Ed Doyle, visto che era un frugoletto di pochi decimetri, ed adesso vedeva un ragazzino di 9 anni che stava crescendo forte e sano e di cui ogni buon padre ne sarebbe stato fiero. «Allora, Peter, come cavolo è star qui sulla Terra?» chiese Ed. Il ragazzo non rispose, guardò l'auto e vide che dentro l'auto c'era un robot guidatore che disse «Entra!» Il ragazzo entrò nell'auto. Ed disse «Sì, abbiamo posti da vedere e da visitare insieme». Peter non rispose, era silenzioso. Ed ebbe la netta impressione che suo figlio Peter fosse sospettoso. Osservava meticolosamente il vestito di Ed, che era polveroso, sgualcito, con le scarpe poco pulite. Ed Doyle storse la bocca, poi disse «Sai Peter, sono appena sceso dall'astronave, sono partito da Proxima Centauri, è stato un lungo viaggio, non ho proprio avuto il tempo di cambiarmi il vestito, sono un pochino impolverato, il viaggio è stato lungo». Peter disse le sue prime parole «4,3 anni luce, vero?» «Esatto, in appena 3 settimane di viaggio». Poi Ed si rivolse al robot guidatore e disse «Prego, partiamo, qui di fuori città, andiamo in campagna, io odio le metropoli e le grandi città, non ci sono abituato». «Non ci sono metropoli nella colonia di Proxima Centauri? Non sei abituato alle grandi città?» chiese Peter, che sembrava essersi scongelato dopo il primo impatto. Il cuore di Ed Doyle smise di battere in modo accelerato, finalmente suo figlio sembrava un pochino scongelato. «No, sono andato a vivere sulle colonie di Proxima Centauri proprio perché io non sopporto le grandi città», disse Ed. Peter questa volta non disse altro. L'auto intanto lasciò rapidamente il complesso di mega caseggiati di cemento ed iniziò ad addentrarsi in campagna. C'era pochissimo traffico, anche perché quasi nessuno più usava le auto di superficie. Il grosso del trasporto privato, quanto commerciale, da tempo sulla Terra era stato trasferito su per aria, per cui le auto sulla Terra stavano iniziando a scomparire. «Sai Peter, io ti ho visto appena nato, adesso ti rivedo dopo 9 anni, è veramente tanto tempo. Dimmi Peter, come stai?» chiese Ed. «Sì, lo so che eri venuto a vedermi. C'erano le informazioni nei logs dell'ospedale che mi sono stati girati per farmi conoscere la mia storia», rispose Peter. «Ma come stai? Insomma, ti hanno trattato bene?» chiese Ed. «Sì, sto bene. Sì, mi hanno trattato bene», rispose Peter. «Prego, autista, fermi l'auto qui», disse Ed Doyle. «Ma qui non c'è assolutamente niente», rispose il robot guidatore. «Esattamente, è proprio per questo che mi voglio fermare qui. Faremo 4 passi a piedi, poi torni pure in città», disse Ed. «Dove andiamo?» chiese Peter. «Facciamo 4 passi in campagna, c'è un bel posto poco sopra quella collina con un panorama splendido della città. Ci sono poi alcuni alberi, staremo al fresco riparandoci da questo sole e da questo caldo. Potremmo fare 4 chiacchiere da padre a figlio», disse Ed, mentre uscendo prese dalla tasca la sua pipa e vi mise del tabacco e poi l'accese. «Che cos'è?» chiese Peter. «Una pipa, non l'hai mai vista?» chiese sorridendo Ed. «No», rispose Peter. «La comprai su Proxima Centauri, tanto tempo fa, circa 25 anni fa, se non vado errato, all'epoca avevo 19 anni, più del doppio dei tuoi anni che adesso hai te. Fu proprio a 19 anni che emigrai su Proxima Centauri per andare a lavorare come idraulico. All'epoca c'erano grandi cartelloni pubblicitari che dicevano che sulle colonie si sarebbe diventati tutti ricchi, facendo milioni di dollari a palate». Ed Doyle rise sarcastico. «Poi com'è andata?» chiese Peter. «Non malaccio, adesso ho una mia ditta, la Proxima System. Facciamo riparazioni, manutenzioni ed anche costruzioni. Ci sono 600 persone che lavorano nella mia azienda. Non è stato facile realizzare tutto questo, ci è voluto del tempo». «Hai fame, Peter?» chiese Ed. «Cosa?» domandò Peter. «No, dicevo, hai fame? Sono avanzati dei panini che mi sono portato da casa, una parte li ho consumati sul traghetto spaziale. A me non piace comprare cibo, il cibo dei traghetti ti sperano, ossia le pietanze, quanto le bibite e l'acqua minerale. Insomma, costano davvero un botto se si comprano sui traghetti spaziali», disse Ed. «No, grazie», rispose Peter, che era tornato ad essere silenzioso. La conversazione procedeva a monosillabi. Il ragazzo era ritornato poco empatico, legnoso e privo di emozioni, praticamente un pezzo di ghiaccio, anzi, un pezzo di ferro come i robot. Ed mangiava un panino, era nervoso, meditava sul comportamento gelido e scarsamente empatico di Peter,
All'improvviso da un albero scese uno scoiattolo. Ed Doyle gli lanciò un pezzo del suo tramezzino, l'animale si avvicinò e ne mangiò un morso, gli piacque. L'animale lo strinse tra le zampette e poi tornò a correre rapidamente sopra l'albero da cui era sceso. «Hai visto, Peter? È uno scoiattolo!» «Hai mai visto uno scoiattolo dal vivo?» chiese Ed. «Non lo so», rispose Peter. «Sai, qui sulla Terra stanno cementificando praticamente quasi tutto. Presto anche quest'area finirà cementificata. Forse ci faranno case, oppure delle fabbriche o delle altre strutture. Prima o poi finirà che con la sovrappopolazione che c'è sulla Terra finiranno per tagliare tutti gli alberi che ancora sono rimasti sul pianeta», disse Ed. «E oltre il nostro scopo», disse Peter. «Cosa?» chiese Ed. «Non ci vengono fornite questi tipi di informazioni. Sono oltre il nostro ambito di studio. Non sono dati, fatti, tendenze che sono pertinenti con il mio corso di studi. Io studio per biochimica», disse Peter. «Ho capito», disse Ed, che poi aggiunse. «Ma com'è che ti è venuto in mente di studiare proprio biochimica piuttosto che qualcos'altro?» «I test hanno dimostrato che io ho una predisposizione per questa materia», rispose Peter. «Ho capito», disse Ed, che poi chiese. «Ma ti piace proprio la biochimica?» «È una domanda strana, direi priva di significato. Il mio lavoro è quello che sto studiando, quindi direi che mi piace», rispose Peter. «Mio Dio, Peter, quando io avevo 9 anni andavo a scuola, a volte marinavo la scuola, ed andavo in giro un po' qui ed un po' là. Giocavo con i miei amici, leggevo libri e riviste di fantascienza, e poi andavamo di nascosto a vedere cosa facessero nello spazioporto, ed eravamo tutti appassionati di razzi e navi spaziali. Immaginavo di fare milioni di cose, nessuna in particolare. Quando feci i miei 16 anni volai su Marte e vi restai per un po', mantenendomi lavorando. Poi volai su Ganimede, ma non c'era niente di particolare che mi piacesse là, e così finì abbindolato dalla pubblicità dei cartelloni a 19 anni, andando su Proxima Centauri». «Stai ancora su Proxima Centauri?» chiese Peter. «Certo, ci ho trovato esattamente quello che cercavo. Davvero un bel posto, adesso sto iniziando una nuova attività su Sirio, ad 8 anni luce dalla Terra. Un viaggio lungo, ci sono meteore da schivare, campi di meteoriti da monitorare e scantonare. Insomma, è un viaggio in cui di certo non t'annoi», disse Ed. «Posso immaginare», disse Peter. «Su Sirio abbiamo un piccolo posto, ci sono volute delle piante speciali per tirarle su, dato il contesto. Ci ho lavorato io stesso, ma sarei felice se magari tu ci potessi dare un'occhiata e magari migliorare un po' quello che ho iniziato. Dimmi, Peter, non ti piacerebbe andare su Sirio a dare un'occhiata? C'è un pianeta quasi vuoto, con pochissime famiglie che ci vivono sopra. Oceani, mari, montagne vergini, con tanti animali e tante piante allo stato naturale. Sono tutte da studiare. Sirio è un po' come era Proxima Centauri un po' di tempo fa. Nessuna città, solo la natura che ha disegnato un ambiente incontaminato», disse Ed. Peter sorrise. «Perché sorridi?» chiese Ed. «Nessuna ragione in particolare», rispose Peter. «Beh, se dobbiamo tornare alla stazione è meglio se ci incamminiamo, altrimenti faremo tardi», disse Ed. «Quando tornerai sulla Terra?» chiese Peter. «Non lo so, non ci capito spesso sulla Terra. Poi con tua madre Janet, da quando ci siamo separati, non ho ragione di passare sulla Terra. Sono venuto solo per vedere mio figlio», disse Ed Doyle. Peter sorrise di nuovo. Era sera, le luci si erano automaticamente accese alla stazione e lungo le vie d'entrata ai laboratori. Il dottor Bish stava esaminando i record di Peter. Il ragazzo era rientrato tardi, aveva dovuto farsela tutta a piedi assieme a suo padre perché Ed Doyle aveva mandato via il taxi che aveva inizialmente preso alla stazione. «Prego, Peter, firma qui questo certificato a testa che oggi hai visto tuo padre. Noi non vogliamo coercizzare il tuo studio in nessun modo. Cenato, che cosa ne pensi di tuo padre, Ed Doyle? La prima volta che lo hai incontrato da quando sei nato. Non sei mai stato preparato a questo incontro. Che impressioni ne hai tratto?» chiese il dottor Bish. «No, non ho ancora cenato», disse Peter, che dopo aver firmato il certificato continuò dicendo. «È un tipo insolito, molto emotivo, molti bias cognitivi errati. Poi devo dire che mio padre emana proprio uno strano odore. Gli esseri umani possono sudare, dalle loro ghiandole emanano ormoni ed odori. Questo accade spesso, specie quando c'è molto sole. Ti abituerai anche te quando inizierai a lavorare con gli esseri umani. In fondo sono della tua stessa razza. Anche te prima o poi suderai», disse il dottor Bisci. «No, non era l'odore del sudore umano, era invece un odore pungente, era un odore che aveva impregnato i suoi vestiti, era un odore che l'avevo già sentito, ma sul momento non mi ricordavo dove l'avevo sentito.
Poi, facendo mente locale, sono riuscito a ricordare cosa fosse. È lo stesso odore degli animali da laboratorio. Sì, proprio lo stesso odore degli animali che teniamo in laboratorio per gli esperimenti, disse Peter, che accennò un sorriso sarcastico. Dottor Bish sorrise in modo ironico, poi disse: Peter, penso di capire quello che mi vuoi dire. Anzi, Peter, devo dire che penso di capire esattamente quello che mi vuoi dire, inclusa la velata metafora che mi sta indicando. Un silenzioso e complice sorriso sarcastico si stampò nel volto del robot quanto di Peter. Ok, adesso invece andiamo ad ascoltare il capitolo 2 sempre dell'ebook Four Records, un piccolo PDF in Creative Commons di Climate Fiction, ossia di fantascienza climatica. Capitolo 2 poggia sul racconto che adesso andrò a leggervi. È una favola interamente costruita sul plot dei personaggi, almeno per come lo intendo io. Ore 4:42, da qualche parte su una piccola isola greca. Il capitano Miller, incurante dei proiettili che fischiavano intorno a lui, scese correndo a zigzag tra gli aerei di sterpi, puntando verso il piccolo paese. Il militare, con sangue freddo, ingaggiò a vista, rapido e preciso, tutti i cartaginesi che erano ancora in piedi ed intontiti sul grande piazzale prospiciente il centro abitato, sparando loro un paio di colpi di fucile mirando al bersaglio grosso, aiutandosi con il suo mirino laser. Ore 3:50, da qualche parte su una piccola isola greca. Capitano Miller armeggiava preoccupato con la radio, inviando un SMS satellitare all'headquarter per richiedere un'estrazione d'emergenza con un elicottero. Matt Burkholder era l'infermiere, riempiva di morfina il soldato Mick, che era ridotto male, mentre giaceva dolorante sulla piccola barella di tela ed alluminio che era interna. Thompson, soprannominato Techno, era l'operatore dell'hardware tecnologico. Non c'erano robot o link satellitari da attivare, il militare era seduto con mezzo volto fasciato, un solo occhio sano, in silenzio attendeva che l'infermiere gli desse della morfina. Il possente sergente maggiore Freeman era ancora incolume come il capitano Miller. Freeman era armato di un fucile M21 silenziato, con mirino telescopico. Aveva un visore notturno ed era andato poco più avanti per dare uno sguardo al piccolo paese che stava oltre la collina, dato che era un passaggio obbligato per raggiungere l'Evac Point. «Signori, siamo piuttosto nella merda», disse laconico il capitano Miller, rivolgendosi a Freeman, Burkholder, Mick e Thompson. Ho chiesto un'estrazione notturna in emergenza con un elicottero. Il comando non ha consentito, dopo quello che ci è capitato oggi. L'headquarter ritiene che i cartaginesi abbiano tantissimi manpad e ci romperebbero il culo abbattendo ancora una volta gli elicotteri. Quest'isola è considerata persa dall'alto comando NATO. Alle 6 sono attesi tanti altri sbarchi cartaginesi. Tutta l'isola brulicherà di questi bastardi. Marina militare greca però ci ha inviato una motovedetta in soccorso. La motoparca arriverà alle 4:05. Tenderà a largo nella baia. Sarà in silenzio radio, a motori e luci spente. La PBY rimarrà in zona sino alle 5:30, poi filerà via, con noi o senza di noi. Potremo contattare la barca dalla spiaggia solo con brevi segnali luminosi. I greci ci verranno a prendere in spiaggia usando un piccolo gommone biposto a remi. Abbiamo solo 75 minuti per percorrere 6 km, che ci vorranno 8 viaggi di gommone. Serviranno 25 minuti per salire a bordo della PBY in silenzio, senza farci scoprire dai cartaginesi, che hanno occupato il vicino paese. Questa è la nostra posizione, disse il capitano Miller indicando un punto sulla cartina. Tra noi e la spiaggia c'è questo maledetto piccolo paese che è stato invaso dai cartaginesi. Ci sono solo due strade che portano alla baia. La prima strada passa per il paese. Sarebbero solo 2 chilometri da percorrere, ma non è una soluzione praticabile. L'altra strada non è una strada. Consisterebbe nel girare attorno al paese per 6 chilometri, muovendosi tra i sassi, campi aridi e sterpi. Tuttavia, l'ultima parte del tragitto costeggerà il paese perché c'è una sola via per raggiungere l'Evac Point. La costa è troppo rocciosa ed aspra, non c'è modo di scendere a mare passando dalla vetta del monte, che è sito alle spalle del paese. Il
Purtroppo non ci sono altre spiagge per un evac point sicuro. Questa è l'unica maledetta spiaggia a nord di quest'isola, dove i battelli cartaginesi non hanno mai attraccato. Non è ancora presidiata da vedette nemiche. Capitano Miller si rivolse al sergente Freeman e chiese: com'è la situazione al paese? È un delirio infernale, rispose Freeman scuotendo la testa. Quei fottuti bastardi stanno facendo la loro pulizia etnica, massacrano la popolazione civile. Inoltre ho visto alcune vedette cartaginesi di guardia poco fuori dal paese, sembrano controllare le due vie principali d'accesso al paese. Forse questa cosa può tornarci utile, disse il capitano Miller, che continuò gelido. Sinché i cartaginesi faranno il loro inferno in paese, non si accorgeranno di noi. Burkholder e Thompson porteranno la barella di Mick, mentre il sergente Freeman coprirà l'aggiramento del paese. Dovrete girare intorno al paese, rapidi, silenziosi, possibilmente senza ingaggiare ostili cartaginesi. Forse sarete costretti a liquidare alcune sentinelle a nord del paese. Il sergente Freeman con il suo M21 silenziato sarà risolutivo. Il terreno in quella zona è allo scoperto, c'è anche luna piena. Per assicurarsi di poter sgusciare via senza rimanere inchiodati dal fuoco nemico, vi servirà un maledetto diversivo a sud. Questo distoglierà i cartaginesi dal manovrare e rastrellare a nord. L'evac point rimarrebbe anche sicuro, dandovi il tempo per filarvi. Signore, è un piano? Non è un piano questo, esordì il sergente Freeman. È una missione kamikaze. Non avrebbe il tempo necessario per tornare sulla collina, girare attorno al paese e raggiungere l'evac point in collo. La motobarca sarebbe già salpata. Inoltre non può passare attraverso il paese. È maledettamente strapieno di cartaginesi, non potrebbe mai raggiungere la spiaggia. Inoltre, anche se riuscisse ad uscire dal paese vivo, avrebbe tutti i cartaginesi alle costole. Noi tutti invece possiamo girare attorno al paese e raggiungere la spiaggia. Il capitano Miller storse la bocca e rispose nervosamente: no, è un fottuto imbuto mortale, la strada per la spiaggia è allo scoperto, rimarremo inchiodati sotto il fuoco cartaginese che proverrebbe dal paese. Inoltre le forze nemiche manovrerebbero uscendo dal paese, ci chiuderebbero a tenaglia in una sacca. C'è la luna piena, estate, in Grecia albeggia presto. Tra poco perderemo anche il poco concealment di cui disponiamo. Necessaria una maledetta diversione a sud. La diversione deve essere energica, deve essere convincente. Ora distogliere l'attenzione cartaginese da cosa accadrà a nord del paese. Lasciatemi qui, esordì il soldato Mick. Senza di me Burkholder e Tecno non impugneranno la barella, ma potranno sparare. Io vi rallento, se mi lasciate qui voi sarete rapidi, tutti armati, potrete raggiungere la spiaggia girando intorno al paese. Mick, stai zitto, sibilò il capitano Miller, sei un fottuto coglione, ti sei fatto anche sparare addosso, quindi su questa storia non hai diritto di parola. Posso farla io la diversione, disse il sergente maggiore Freeman, mentre nervosamente si morse le labbra storgendo la bocca. Io al mio M21 con il silenziatore, sono ancora pieno di Max. Poi mi nasconderei nell'isola, ho ancora due razioni K e se mi date la vostra acqua delle borracce riuscirò a farmela bastare. Voi dopo qualche giorno potreste prelevarmi di notte da qualche parte con un elicottero. No, rispose il capitano Miller, che scosse la testa, prese ad agitare sempre più nervosamente le sue mani. L'isola è data per persa dall'Headquarter, nessuno della NATO tornerà su quest'isola. Inoltre né io, né l'infermiere, né Mick, né Thompson abbiamo il silenziatore sui nostri Scar L. Quando saremo costretti ad aprirci la strada a nord del paese, finiremo per rivelare la nostra presenza. Manderemo in vacca tutta la tua diversione disegnata dal tuo M21 silenziato. I cartaginesi, infatti, penserebbero che quello che accade alle loro spalle, ossia a nord del paese, potrebbe essere l'attacco principale. Noi finiremo inchiodati sotto il fuoco nemico. Invece te, poi saresti braccato ed ucciso come un animale con l'arrivo degli altri cartaginesi alle 7 di mattina. Thompson, non hai mai avuto molta mira, figuriamoci con un occhio solo, i cartaginesi lo ammazzerebbero subito. Noi non avremo il tempo per girare attorno al paese, perché poi i cartaginesi rastrellerebbero l'area attorno al paese. Burkholder è indispensabile nel caso che qualcuno sia ferito da qualche pallottola vagante. Disse la parola all'infermiere Matt Burkholder, che disse: signore, potremmo nasconderci nell'isola, cercare di rubare qualche battello cartaginese per salpare in modo autonomo verso la Grecia.
Brandon Miller prese la borraccia, ne beve un sorso, poi si asciugò il palmo sudato delle mani sulla mimetica e disse: «No, quest'isola è data per persa dal comando NATO. Ogni battello che salperà da domani sarà attaccato dalle forze NATO. Inoltre l'isola dalle sette brulicherà di cartaginesi. Noi non potremmo fare mezzo metro senza essere ammazzati. Basta discutere, sono io in comando. Questa maledetta cosa la posso fare solo io, questo è un ordine. Burkholder, Thompson, tenete solo due caricatori per i vostri SCAR-L. Datemi il resto degli Stanag, le due granate a mano. Lo SCAR-L è con le GLM di Nick e le sue ultime tre granate lo prendo io. Conservate le vostre pistole M17 con tutti i caricatori 9 mm che potrebbero servire. Lasciate invece le borracce, le radioportatili, il pad tattico, le razioni K, il piccolo drone, eccetera. Portatevi la vostra torcia tattica, vi servirà per contattare la PBY. Dovete essere leggeri che potete sgusciare via silenziosi attorno al paese. Mentre l'infermiere porgeva i suoi tre caricatori in 5.56 NATO, al capitano Miller disse: «Signore, potremmo sfilare anche gli anfibi a MIC, forse risparmieremo almeno un chilogrammo di zavorra». Thompson allungò al capitano Miller i suoi quattro caricatori Stanag e le sue due ultime granate a mano. Poi disse: «Signore, se togliamo gli anfibi a MIC, i cartaginesi ci chiuderanno da chilometri e saremo fottuti». Capitano Miller aveva la mascella contratta, stivava nervosamente l'equipaggiamento nella sua sporta tattica. Commentò al lapidario: «Sì, sfidate gli anfibi al soldato Mick, risparmierete peso. Appallottolate un sasso nei suoi calzini, così avrete anche una bomba chimica da lanciare ai cartaginesi». Il sergente maggiore Freeman porse al capitano un fumogeno e tutti i suoi caricatori in 9 mm. Il capitano Miller prese il fumogeno e solo due caricatori, poi disse: «No, John, mi bastano solo due caricatori per M17, non voglio essere troppo pesante». «Signore, posso aiutarla in qualche modo?» chiese con tono triste e preoccupato il sergente Freeman. Capitano Miller smise di verificare lo stato di buon funzionamento del fucile e del lanciagranate del soldato Mick che impugnava. Miller estrasse la mappa dalla tasca e la studiò per qualche secondo, poi disse: «Sì, amico mio, dammi la tua scatola con la pasta mimetica, sei già nero di tuo come un tizzone di carbone». Il sergente maggiore John Freeman sorrise e porse la piccola scatola di metallo con la pasta mimetica scurente per il bocco. «John», disse il capitano mentre si impastava nervosamente il volto con una doppia dose di nero mimetico, «dopo che avete passato in un muto stradale che costeggia il paese, trova un buon posto riparato per coprire il ripiegamento di Burkholder, Mick e Thompson sull'Evac Point. Sarei grato se tu potessi togliermi un po' di cartaginesi dalla coda se uscirò dalla via principale del paese, dato che avrò tutto l'inferno alle calcagna». «Certo, signore, lo consideri come fatto», rispose il sergente maggiore John Freeman, che salutò in modo marziale il capitano Miller. L'infermiere Burkholder, il soldato Mick, Thompson imitarono il sergente salutando in modo marziale. Il capitano Miller rispose al saluto e disse: «Ci ritroveremo all'Evac Point, ma non aspettatemi». Ore 4.02, da qualche parte su una piccola isola greca. Il capitano Miller era steso tra le sterpaglie, osservava con il piccolo binocolo tattico i quattro marines che erano chinati mentre cercavano silenziosamente di correre rapido lungo le 15 aride disolate popolate da altre sterpaglie. Miller lanciò il suo piccolo drone e pilotò la direzione dal pad tattico mentre osservava le immagini dalla piccola telecamera frontale. Il piccolo paesello greco brulicava di cartaginesi, questi avevano già perpetrato una totale pulizia etnica. C'era un'enorme catasta di feretri, composti da pezzi di esseri umani, teste, mani, gambe, braccia, piedi, erano accatastati sul grande piazzale prospiciente, il centro abitato. Per lo più erano resti umani di uomini, giovani, vecchi e donne anziane. Era un'enorme pila di arti, alta come un furgone. Alcuni cartaginesi ci versarono una tanica di benzina, poi diedero fuoco. Divampò un enorme falò che tinse di rosso il grande piazzale dove c'era anche un'enorme quantità di sangue che era quasi incredibile da credersi. Molti cartaginesi iniziarono ad urlare e danzare agitando per aria i loro pugni chiusi, brandendo minacciosi grosse armi da taglio, rimando poi mortali fendenti nell'aria. Nell'aria prese a diffondersi un fumo grigio e puzzolente che presto ammorbò all'aria. Le strade del piccolo paese greco avevano tutti i lampioni stradali spenti, anche la via principale che Miller avrebbe dovuto percorrere era completamente al buio.
anche nelle case del paese. Tutte le luci interne erano spente, non si scorgeva alcuna lampadina elettrica accesa nelle case. Il paese era al buio, palese evidenza che non c'era corrente elettrica nell'isola. Questa cosa era di certo una buona cosa. Miller avrebbe avuto più concealment, anche se doveva vedersela contro un plotone di invasati cartaginesi, in un contesto che era fortemente illuminato da una luna piena che svettava in cielo silenzioso ed ignara delle violente umane sorti. Quasi tutte le case del paese avevano le porte aperte, si sentivano pentole metalliche gettate a terra, rumori di vetri rotti, porte sbattute, cassette e mobilia rovesciate. Il microfono direzionale del drone intercettò anche brusie e dialoghi cartaginesi all'interno degli appartamenti. La falange cartaginese non aveva ancora ultimato il saccheggio del paese. Tuttavia, sul percorso che Miller avrebbe dovuto fare, ogni porta e finestra avrebbe potuto trasformarsi all'improvviso in una maledetta minaccia mortale. La buona notizia era che all'entrata del paese, quanto all'uscita del villaggio, c'erano solo due vedette cartaginesi, tutte armate in AK-47 senza visore notturno. Il resto della falange cartaginese era probabilmente sparsa nel paesello greco. C'era infatti un grosso gruppo di giovani, molti uomini, che in coro urlavano, ridevano, bevevano, guardavano. Erano tutti raccolti in un ampio semicerco sul piazzale vicino all'entrata principale, proprio lungo la strada che Miller avrebbe dovuto percorrere per uscire dall'altro lato del paese. Il folto gruppo stava stuprando violentemente una decina di donne greche, anche in due o tre alla volta. Solo alcune donne greche urlavano e tentavano di dimenarsi, le altre erano inerti e silenziose, forse morte o prive di sensi. Obbligati ad assistere all'orrenda violenza perpetrata su madri e sorelle, c'era una fila di 20 bambini greci. Questi piangevano, si coprivano il volto con le mani, altri disperati erano abbracciati in cerchio tra loro, singhiozzando. I bambini e le bambine greche erano in cerchio, presidiati da donne soldato, che in spalla avevano mitragliette scorte, ma in mano brandivano minacciose grossi macete. Il piccolo manipolo di Marines nel frattempo aveva quasi raggiunto il punto critico, la strada di imbuto con il terreno allo scoperto prossimo alla via de per il mare, che costeggiava pericolosamente il paese. Era quasi l'ora d'andare, pensò amaramente il capitano Miller, mentre lasciò in terra il piccolo binocolo tattico. Capitano Miller dette un'ultima occhiata al pad tattico, si accorse che tra i vari cartaginesi che danzavano attorno all'orrenda fila di cadaveri in fiamme c'era un fante cartaginese che impugnava un pad e non partecipava al macabro rito. Il giovane all'improvviso alzò gli occhi al cielo, quasi come se stesse cercando qualcosa nell'aria. Pose il suo sguardo esattamente nella direzione della telecamera del piccolo drone, che nel frattempo lo stava zoomando sotto il controllo remoto del capitano Miller, che cercava di capire che stesse facendo il cartaginese con il proprio pad. Era assai improbabile che il piccolo drone si fosse rivelato ai cartaginesi, dato che il piccolo robottino volante era elettrico ed era silenzioso. Inoltre c'era un infernale trambusto, quello più causato dall'orgia cartaginese e dalle urla dei danzatori notturni attorno al macabro falò. Il drone tattico lavorava sul wifi in multifrequenza, aveva il protocollo criptato, trasmetteva al pad del capitano Miller immagini in alta definizione ad alto refresh, cambiando continuamente la propria frequenza wireless, all'interno tuttavia di un dato spettro di frequenze possibili. Forse il pad cartaginese poteva accedere alla cifratura NATO? Oppure il giovane cartaginese era riuscito solamente con il suo pad tattico ad intercettare il campo wifi emesso dal drone? Se fosse stato così, anche la sola presenza di un campo elettromagnetico non identificato avrebbe indicato che qualcuno da qualche parte stava osservando in tempo reale la falange cartaginese. Questo poteva essere un buon motivo per dare l'allarme. Le 4:40, da qualche parte su una piccola isola greca. Capitano Miller canticchiò tristemente a bassa voce il ritornello dei Black Keys. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Oh oh oh, I got a love that keeps me waiting. Oh oh oh, I got a love that keeps me waiting. Inserì rapido una granata nel lanciabombe e GLM del suo fucile e poi prese la mira con cura. Il giovane cartaginese armeggiava sul suo pad, camminò con passo deciso, dirigendosi verso il folto gruppo di soldati cartaginesi che erano impegnati a bere, ridere, picchiare e violentare le poche donne greche che gridavano disperate. Prima granata a frammentazione cadde proprio nel gruppo di uomini intenti a violentare, fece un macello.
un grosso boato interruppe l'orgia. Iniziarono a diffondersi urla di dolore di tono maschile, mentre erano ancora numerosi cartaginesi che in semicerchio sembravano intontiti e storditi, come se non avessero compreso cosa era accaduto. Dopo un paio di secondi cadde un'altra granata a frammentazione, fece una seconda ecatombe, mettendo fuori combattimento quasi tutti i fanti cartaginesi che erano barcollanti. Capitano Miller, incurante dei proiettili che fischiavano intorno a lui, scese correndo a zigzag tra gli aerei di sterco, puntando verso il piccolo paese. Il militare, con sangue freddo, ingaggiò a vista, rapido e preciso, tutti i cartaginesi che erano ancora in piedi e dispersi sul grande piazzale cospicente, il centro abitato, sparando loro un paio di colpi al bersaglio grosso, aiutandosi con il suo mirino laser. Un altro bel racconto e un bel esempio di plot di personaggi è il testo di Richard Matheson, Discesa. La novella di fantascienza fu pubblicata su Words of If nel maggio del 1954. È una favola interamente centrata sul plot dei personaggi, anche se verso il termine del testo compaiono sequenze ampie di plot e di pensieri. La favola di Matheson, Discesa, è centrata sugli effetti della guerra nucleare tra Patto di Varsavia contro NATO. Il tempo ha trasformato il racconto di Matheson in un'ucronia. Difficile dire però se il bel racconto ansiogeno e triste di Matheson è da considerarsi il prequel del racconto del libro, diciamo, di H.G. Wells, La macchina del tempo, ossia la genesi della guerra tra Morlock ed Eloy, oppure se il racconto di fantascienza risente solo nel 1954 del timore che la guerra fredda tra USA ed URSS potesse detonare in una guerra atomica. Andiamo quindi ad ascoltare il bel racconto di Matheson, Discesa, interamente centrato sul plot dei personaggi. Descent, Richard Matheson, If Words of Science Fiction del maggio 1954. Les si fermò d'impulso, parcheggiò l'auto sul lato destro del Sunset Boulevard, in mezzo alle verdi colline che davano sul mare blu. Les girò la chiave e spense il motore dell'auto, poi disse: «Guarda, Ruth!» Era tardo pomeriggio, stava iniziando il tramonto, il sole tramontava e raggi rossastri illuminavano il cielo ed il mare di un bel colore dorato, mentre le nuvole soprastanti si tingevano di un bel rosa che sfumava nel bianco, mentre più in alto, alzando lo sguardo, il cielo blu sfumava in un blu più scuro. «Davvero molto bello, ma è difficile da credere che non potremo vedere più un tramonto simile», rispose Ruth. «Ci saranno tramonti artificiali, inoltre, guardando dalla finestra, si vedrà il sole, anche se sarà una sua riproduzione artificiale. Ho letto qualcosa da qualche parte sui Deplian che hanno diffuso», rispose Les. «Non sarà mai la stessa cosa», rispose Ruth. I due rimasero in silenzio seduti in auto a vedere il sole che tramontava. Era una sensazione strana sapere che poi non si sarebbe più potuto vedere un'alba oppure un tramonto del sole e che tante cose che erano soliti fare non le si sarebbe più potuto fare. Non si apprezza mai quello che si ha sino a quando non te lo portano via. «Tesoro», disse Les guardando Ruth, «in ogni caso resteremo insieme». «Lo so», disse Ruth, che si avvicinò a Les e lo abbracciò. Poi la donna disse: «Staremo sempre insieme, ma adesso non far caso a me e cerchiamo di goderci questi momenti». Bill uscì di casa, mentre l'auto di Les arrivò nel suo giardino, sino a fermarsi proprio davanti al suo garage. Les era ancora stupefatto dalla calma di Bill, il quale per 18 anni aveva pagato il mutuo della sua casa. Da pochi giorni aveva ottenuto la piena proprietà della sua nuova casa, ma adesso la casa di Bill sarebbe stata distrutta. Les storse leggermente la bocca e pensò che la vita era proprio una maledetta bastarda. Poi Lance spense il motore dell'auto. Les e Ruth uscirono dall'auto prendendo i pacchi che erano in macchina. Salutarono Bill e nello stesso istante uscì fuori di casa correndo Jenny, che era la figlia di Bill. La bimba salutò ed abbracciò i due giovani
che erano appena usciti dall'auto. Poi Les si rivolse a Bill dicendo: «Senti Bill, ma domani prenderemo l'auto?» «Non lo so, ne parleremo quando Fred e Grace verranno qui domani mattina», rispose Bill. Nel frattempo uscì di casa anche Mary, la moglie di Bill. Nello stesso istante Ruth pensò che dopo tutto era una buona cosa che lei e Les non avessero avuto figli. Era una cosa orribile portare sottoterra anche una bambina, come era appunto Jenny. «Che cos'è?» chiese Mary mentre guardò il pacco che Ruth teneva in mano. «Ho pensato di portare un dolce», rispose Ruth. «Oh, non dovevi farlo», rispose sorridendo Mary. «Perché no? È probabilmente l'ultima torta che sarà stata fatta stando fuori», disse Ruth. «A me sembra che Ruth abbia avuto una buona idea», disse ridendo Bill. Mary e Ruth entrarono in casa, seguiti da Jenny, che si era offerta ad aiutare le due donne per apparecchiare e poter iniziare a mangiare prima. Les e Bill entrarono in casa dopo le donne. Les prese un bicchiere di sherry e si mise a sedere sul divano accanto a Bill, entrambi davanti alla finestra di casa che aveva le tende aperte. «Sei venuto giù da Santa Monica?» chiese Bill a Les. «No, ho preso la strada lungo la costa», rispose Les. «Gesù, avresti dovuto vedere il caos che c'era a Santa Monica. Gente che spaccava negozi e vetrine, auto che erano incendiate, panchine divelte ed incendi appiccati nei negozi. Un mondo di matti, non so nemmeno io come sono riuscito a venirne fuori, senza fin restare impicciato nelle rivolte, trovandomi anche l'auto rivoltata ed incendiata», disse Bill. «Ma che diavolo sta succedendo? Pensi che davvero siamo davanti alla fine del mondo?» chiese Les, che poi sorseggiò un po' di sherry dal bicchiere. «Beh, per alcuni è proprio così», rispose annuendo Bill. «La Metro Golden Mayer farà sempre i cartoni animati, Tom e Jerry al centro della terra. Ci sarà sempre il business e l'economia che conosciamo», chiese Les. Bill scosse la testa in senso di diniego, poi disse: «Hai letto i Debian? Non c'è modo di mettere sottoterra esattamente proprio tutto quello che abbiamo in superficie. Qualcosa dovrà per forza rimanere in superficie e dovremo necessariamente rinunciare a diverse cose». Les prese il giornale che era ripiegato sul tavolo da tè. Il giornale era vecchio di 3 giorni, ma in prima pagina c'erano tutte le informazioni sulla discesa. I punti di entrata erano diversi, uno in Hollywood, uno in Reseda ed un terzo nel centro di Los Angeles. Caratteri cubitali, l'articolo chiudeva ricordando che la bomba sarebbe caduta in serata. Il resto delle notizie ormai vecchie di 3 giorni parlavano di furti, omicidi, rapine e razzie. «A volte ci sono cose che non capisco», disse Les, che ripiegò il giornale e lo ripose sul piccolo tavolo. «Che senso ha promettere alla gente che la televisione sarà un servizio che continuerà ad esistere, se poi dovremo rinunciare a molte altre cose più importanti? Penso sia un qualcosa che faccia da consolazione per la gente». «E la gente», rispose Bill mentre storse la bocca. «Così vedremo in diretta la bomba che ci esplode in testa. Ma chi diavolo si metterà a fare i tubi catodici e riparare televisioni sottoterra?» chiese Les. «Ragazzo, hai letto il giornale o no? Sottoterra ci sarà tutto e sarà bellissimo, anche perché qualcuno vorrà certamente qualcosa per la montagna di denaro che ha investito nella costruzione degli enormi tunnel sotterranei», rispose sarcastico Bill. Entrò all'improvviso nella stanza Ruth, che chiese se qualcuno per cena voleva del vino oppure della birra. Bill disse che avrebbe preferito della birra, mentre a Les non sarebbe dispiaciuto del vino. «Ragazzi, è pronta la cena?» La voce di Mary provenne dalla sala da pranzo poco più in là. Interruppe la conversazione di Bill e Les, i quali si alzarono dal divano e si avviarono di passo lento verso l'altra stanza. I due uomini conversavano su come sarebbe stato il nuovo mondo sottoterra, il sistema di trasporto, i piani per la produzione del cibo e i loro succedani biochimici, e tutti gli impatti che ne sarebbero scaturiti dal dover costruire una società che avrebbe dovuto sopravvivere sottoterra. Les disse: «Io ci scommetto, vedrete che domani probabilmente noi entreremo dal varco di Hollywood, e poi hanno detto che si sigilleranno tutti i varchi d'entrata. Ma un varco d'entrata vale l'altro. Quello che mi provoca dolore è far vivere mia figlia Jenny, che ha solo 5 anni,
tutta la sua vita sottoterra, disse Bill, che continuava a fissare la finestra della stanza da pranzo, dove un bel tramonto rossastro incendiava le nuvole in cielo, che poi rapidamente sfumavano verso un blu scuro man mano che si spostava lo sguardo più in alto nel cielo. Nel frattempo arrivarono a casa di Bill anche Fred e Grace. Avevano parcheggiato l'auto sul piazzale davanti alla casa, mentre Mary si alzò dal tavolo e corse per aprire la porta della cucina per far abbreviare il percorso a Fred e Grace per raggiungere la sala da pranzo. Dopo rapidi convenevoli, Fred fu edotto su cosa stavano discutendo Bill e Les. Fred era di New York, l'uomo disse in modo laconico che stare 40 anni sottoterra non sarebbe poi stato così male, dato che lui, facendo il conto di quanto tempo impiegava la metropolitana per andare e tornare dal lavoro, moltiplicando il tempo di viaggio in metropolitana per tutti i giorni di lavoro sino alla pensione, il totale di vivere in superficie avrebbe comportato un quasi 40 anni di vita sottoterra in metropolitana. Poi Fred disse: pare che gli scienziati abbiano quasi concluso un processo per sterilizzare le radiazioni della bomba, così potremo ritornare a vivere in superficie. Beh, allora forse resteremo tombati in metropolitana solo per 20 anni invece dei 40 che sono previsti, rise sarcastico Bill. Intervenne nella discussione Grace: ma come sarà sottoterra? Tutti i replicant che hanno diffuso mostravano solo disegni di artisti, erano immaginazioni di luoghi sotterranei, ma saranno davvero un'infinità di buchi e gallerie sotterranee? Bill disse: è più facile fare tanti piccoli buchi che un enorme cratere, dato che potrebbe anche crollare il soffitto se lo spazio vuoto fosse troppo grande. Oh Gesù, rispose Grace, a me fa molta specie andare giù a vivere sottoterra, figuriamoci rischiare di essere sepolta viva in una frana. Io penso che sarà orribile vivere sottoterra, disse Grace. Non ci saranno ristoranti, non ci saranno teatri, non potremo viaggiare, solo gallerie e tunnel, luoghi bui o scarsamente illuminati e forse malsani. Sarà un inferno. Mary disse: concordo, non si può chiamare vita una vita fatta di privazioni, vivendo sottoterra al buio ed in segregazione. Grace, non andare, mostra a tutti quanto sei tosta, disse Bill con un tono sarcastico. Non è divertente, rispose Grace. Les disse: io penso che ci sarà davvero molta gente che non scenderà e preferirà rimanere in superficie. Bill disse: chissà, forse quelli che resteranno in superficie avranno una vita meno orribile di quelli che finiranno sottoterra nelle gallerie. Stai zitto, Bill, non ti preoccupare di me. Io sarò in fila assieme a te e a tutti gli altri domani per andare giù a vivere nei rifugi, disse Grace. Calò un minuto di silenzio tombale nella sala da pranzo. Fu poi interrotto da Fred che chiese: ok gente, allora va bene per tutti se domani mattina andiamo al varco di entrata di Reseda? Tutti i presenti risposero affermativamente, a parte la piccola Jenny, che era intenta a mangiare una seconda porzione di torta gelato e non fece caso al contenuto delle conversazioni da grandi che giravano nell'aria della sala da pranzo. All'improvviso Grace, mentre accarezzava la testa di Jenny, sbottò chiedendo: porco mondo, ma perché non proviamo a fermare la bomba? E se noi attaccassimo per primi, loro non ci attirerebbero e noi non dovremmo andare sottoterra. Bess scosse la testa e disse: troppo tardi, avremmo però potuto e forse dovuto farlo. Mary disse: loro non credo che abbiano dei tunnel in cui rifugiarsi. Certo, rispose Bill, anche loro sono adesso seduti nelle proprie dash a bere vodka e a rimuginare su come sarebbe stato bello vivere sottoterra se fossero esistiti dei rifugi sotterranei in cui nascondersi dall'esplosione. Intervenne Ruth che commentò: a me pare che questa discussione non porti da nessuna parte. Tre coppie si misero a sedere sul divano e sulle poltrone a fissare il caminetto acceso che illuminava la stanza buia, mentre fuori un cielo nero e pieno di stelle sarebbe rimasto immutato per altri miliardi di anni. Ruth si abbracciò con Les, i due rimasero accoccolati in silenzio a guardare il fuoco scoppiettante nel camino. Bill e Mary si guardarono negli occhi in silenzio e trapelò un lieve e silenzioso sorriso di complicità tra i due. Fred aveva uno sguardo silenzioso e malinconico mentre guardava Grace sfogliare svogliatamente un vecchio libro. Piccola Jenny era sdraiata sul tappeto, bocconi, guardava il fuoco acceso, tenendosi la testa tra le mani e dondolando i piedi per aria.
Ruth e Les erano seduti nel loro salotto quando sentirono suonare due volte il clacson dell'auto di Bill, che era fuori di casa. «Meglio andare», disse sottovoce Les mentre guardò Ruth. Ruth corse in camera, prese le sue borse. Les impugnò le valigie che erano state appoggiate nel corridoio davanti alla porta. Ruth spense il giradischi, poi corse in corridoio dicendo: «Sono pronta, però mi sarebbe piaciuto portare più libri e qualche ricordo in più della nostra casa». «Lo so», disse Les, che abbassò lo sguardo, storgendo la bocca. I due uscirono di casa. Ruth chiuse la porta a chiave, poi aprirono il bagagliaio dell'auto di Bill e vi riposero le due valigie. Poi entrarono nell'auto di Bill, in cui c'erano Mary ed anche la piccola Jenny. La discussione virò rapidamente a come sarebbe stato bello se Ruth e Les fossero stati vicini di casa di Bill e Mary, così come lo erano stati nel mondo di superficie. Più difficile sarebbe stato sperare di avere come vicini di tunnel anche Fred e Grace, dato che erano originari di New York e si erano trasferiti in affitto solo da poco in California. «Non posso dire che mi dispiaccia», disse Mary, «non mi andrebbe da aver vicino Grace, che per i prossimi 20 anni non farebbe altro che lamentarsi di quanto grama ed orrenda è la vita nei tunnel». «Non ti preoccupare», rise Bill, «Grace starà bene. A mia sorella serve solo un calcio nel di dietro una volta al mese, giusto il necessario per farla rigar dritto, ma poi Grace è un tesoro». C'era parecchio traffico sul Lincoln Boulevard, tutte le auto convergevano verso lo svincolo che poi avrebbe portato al varco d'entrata. In auto, seduti posteriormente, c'erano Lester Root ed in mezzo era seduta la piccola Jenny. Tutti guardavano incuriositi i volti delle varie persone in auto, che erano silenziosi, con sguardi bassi e volti contratti. Bill svoltò per andare a casa di Fred, fermò l'auto sul piazzale e dette un paio di colpi di clacson. Uscì di corsa Grace, che aveva il volto rosso e gli occhi pieni di lacrime. «Che cosa c'è?» chiese Bill, che si era subito accorto che qualcosa non andava in sua sorella. «Fred non vuole andare a vivere giù nei tunnel, Fred non vuole lasciare la casa e non vuole lasciare la superficie», disse piangendo Grace. Nel frattempo uscì camminando lentamente Fred dalla porta di casa e si fermò sotto il portico, appoggiandosi ad una colonna di legno. Bill si sporse dal finestrino e, rivolgendosi a Fred, chiese: «Beh, Fred, che cosa stai aspettando? Monta in auto!» Fred scosse la testa e disse: «Mi dispiace, io non vengo giù nelle caverne, io resto qui in casa mia!» è pazzo!» disse disperata Grace, guardando suo fratello Bill negli occhi. Poi la donna si rivolse a Fred e disse: «Fred, che cosa ne sarà di me? Fred, non puoi farmi questo, non posso andare a vivere da sola nei rifugi». «Grace, se vuole può andare», disse in modo laconico Fred. Intervenne Bill, che chiese: «Fred, perché non vuoi venire giù nei rifugi?» «Lo so che sembra arrogante e prepotente, ma io semplicemente non voglio andare là sotto, non voglio vivere come un topo per 20 o 40 anni. Semplicemente non sarebbe vita. Io non vengo nei rifugi. Punto e basta», disse Fred. «Ok», disse Bill mentre storse la bocca e poi abbassò gli occhi, contraendo la mascella. Dopo un attimo di silenzio, Bill si rivolse a Grace e le disse: «Grace, prendi la giacca e la valigia se sei pronta». «Fred mi sta facendo una cosa orribile», disse piangendo la donna, che poi aggiunse: «Io non resterò in superficie con te, io non voglio morire». Poi Grace prese la valigia e, piangendo come una disperata, camminò lentamente verso lo sportello dell'auto, dove Mary scese per far salire la donna e riporre la valigia nel bagagliaio. Fred scese i gradini di casa, estrasse un foglietto e lo porse a Bill, poi lo salutò con la testa ed in silenzio rientrò dentro casa. «Mamma, perché lo zio Fred non viene con noi?» chiese Jenny. «Perché lo zio Fred ha deciso che resta a casa», disse Mary. L'auto di Bill scendeva lungo il Lincoln Boulevard, nessuno in auto parlava. Bill porse il foglietto a sua sorella Grace. Nel biglietto scritto a mano da Fred c'era scritto: «Se un uomo muore con il sole negli occhi, muore come un uomo. Se un uomo si sporca il naso, muore soltanto». «Bill, per Dio, ferma questa maledetta auto!» urlò Grace dopo aver letto il biglietto scritto da Fred. «Adesso che diavolo c'è?» chiese Bill, che guardò sua sorella che era seduta davanti, in mezzo a Bill e Mary.
Non voglio più andare sottoterra, non voglio andare sottoterra da sola, disse Grace, che chiese di scendere dall'auto. Grace sarebbe tornata a casa a piedi dal suo Fred e avrebbe aspettato il suo destino accanto a suo marito Fred. Dopo due passi Grace mollò le due valigie in terra, poi si mise a correre come una bambina per raggiungere il più presto possibile la strada che l'avrebbe riportata a casa. «Non credi che Fred sia stato egoista?» chiese Mary a Bill. «No, sinceramente non posso biasimarlo. Ha deciso di morire e preferisce farlo a modo suo. Preferisce starsene seduto comodamente sotto il suo portico a fumare un sigaro ed a sorseggiare un tè fresco, piuttosto che finire non si sa come sottoterra», disse Bill. «Io sono stupita per la scelta di Grace», disse Mary. «Grace e Fred non hanno una bambina di 5 anni a cui badare, ed è tutta questione di scelte di vita. Non c'è un libro che dice come una coppia deve vivere e come deve amarsi. Sono scelte personali», disse Bill. C'erano tantissime auto parcheggiate davanti all'entrata del varco, dove c'era anche molta polizia che gestiva la grande ressa di persone facendole incolonnare. «Non saranno un bersaglio le auto parcheggiate qui davanti?» chiese Mary. Bill rise sarcastico e disse: «È irrilevante dove parcheggiamo. Quando cadrà la bomba, distruggerà tutto. Poi dovremo stare oltre 20 anni sottoterra e sarà l'ultimo dei nostri problemi nei decenni a venire sapere che fine hanno fatto le nostre auto oppure le nostre case». C'erano lunghissime file di persone in colonna che poi sostavano qualche attimo davanti a un tavolino in cui erano date le generalità per avere l'assegnazione del numero del bunker che sarebbe stata la loro nuova casa per i decenni a venire. Nella grande ressa di persone le 5 persone si tenevano strette per mano e cercavano di rimanere in contatto tra loro. All'improvviso Lessie iniziò a sentirsi male. Dopo tutto, Fred aveva ragione. Rinunciare alla luce del sole dall'aria per finire in trappola come topi sotto luci artificiali in cunicole strette ed umidi con rocce e cemento. Aria artificiale, filtrata e ventilata, che veniva distribuita in condotte forzate e che faceva un continuo ronzio, un ronzio che si sarebbe sentito di giorno e di notte, roba da diventarci matti. Essa avrebbe voluto urlare e gridare al mondo che l'umanità era composta da un branco di matti. Ma era possibile rinunciare alla vita tirandosi bombe atomiche e distruggendo il pianeta? E poi per cosa si era fatto la guerra? Nessuno lo capiva oggi, figuriamoci se qualcuno avrebbe capito e ricordato a distanza di tempo quali sarebbero state le vere ragioni del perché si erano tirate le bombe, finendo poi a vivere sottoterra. Miopia, stupidità, malvagia, violenza gratuita, l'umanità era un mondo di matti. «Les, stai bene?» chiese Ruth, vedendo l'uomo rosso in viso ed agitato. «Sì», rispose Les, che ancora non sapeva di soffrire di claustrofobia, il pensiero di non poter più vedere le stelle del sole in mezzo a quel ronzio delle ventole dell'aria in condotte forzate lo tormentava. Quel rumore sordo e continuo, buon Dio, lo si sarebbe udito a tutte le ore del giorno e della notte, senza sapere più se fosse stato giorno o notte, dato che si era tombati sottoterra. Quel turbinio di pensieri stavano mandando in paranoia il cervello di Les, che per cercare di mantenere il controllo pensò che aveva letto in un Debian che c'erano studi che dicevano che la luce delle lampade fluorescenti avrebbero simulato il cielo di notte sfruttando delle aberrazioni ottiche. Cristo santo, ma davvero questi scienziati matti pensavano che tutte queste stronzate scientifiche sarebbero bastate per evitare che una persona normale rinchiusa sottoterra non avesse perso la vita e l'anima? In fila poco distanti dall'essere Ruth, davanti all'entrata dell'ascensore, c'erano 5 posti più avanti. Bill e Mary, i due coniugi, tenevano per mano in mezzo a loro la piccola Jenny, mentre Bill e Mary trascinavano una grossa valigia nelle proprie mani. Fermi, in silenzio, erano i primi della fila che sarebbero saliti sull'ascensore per la discesa, quando questo sarebbe ritornato per imbarcare un altro contingente di persone da portare nei rifugi. Il volto di Bill era privo d'espressione, poi l'uomo si voltò e fece un saluto silenzioso a Les, che si contraccambiò in silenzio muovendo amichevolmente la testa. Jenny chiese: «Papà, dove stiamo andando?» «Tesoro, stiamo andando a vivere sottoterra», rispose Bill. «Per quanto?» domandò Jenny. «Tesoro, non lo so, per favore non farmi altre domande perché non ho nessuna risposta da darti», disse Bill, mentre Mary accarezzò la testa di Jenny accennando un falso sorriso benevolo che era nervoso e stereotipato.
Non c'era alcun rumore nell'ascensore. Stivate dentro come una tomba collettiva, c'erano centinaia di persone, mentre l'ascensore scendeva, scendeva, scendeva.